corrida è presentata da... Tieni pronte le pagine utili sul televisore per giocare con il Raspa Raspa e vincere cascate di gettoni d'oro. Pippo la scopa. Chiedi al tuo negoziante dell'operazione Piazza Pulita. Ci siamo ritrovati. E non odiare ancora questo sabato, e che non è più vuoto, come dicevi tu. E non restiamo qui a buttare via i minuti, adesso che ci siamo riabbracciati. E all'improvviso, eccoci di nuovo, con le risate, con le canzoni. E all'improvviso, eccoci di nuovo, con le serenate, che sempre ancora è estate. E adesso finalmente proprio sabato mettiamoci a scherzare e non ci tocchiamo più. Senti che è tornata questa musica, è tornata l'allegria e questa dolce follia. All'improvviso, all'improvviso, eccoci di nuovo, con le serenate, che sembra ancora estate. Grazie, grazie mia, grazie ragazzi, veramente. Un grazie al nostro balletto, che poi avrò il piacere di presentarvi nella prossima puntata.
avete sentito anche le parole della sigla, no? Che dicevano eccoci di nuovo all'improvviso. Perché? Perché avevamo deciso, perlomeno noi, che la corrida doveva finire alla nona puntata, alla nona edizione per meglio dire. Viceversa, molto immodestamente voglio dire che ce l'hanno richiesta, sono continuate ad arrivare tante domande, per cui abbiamo deciso di fare anche la decima edizione, che sarà la decima. Allora, no, perché non m'azzardo più a dire l'ultima, non m'azzardo. E anche questa volta ho il piacere di avere al mio fianco un collaboratore veramente eccezionale, il maestro Roberto Pregadio e la sua orchestra. Caro Roberto, ci troviamo ancora una volta insieme. È bellissimo, abbiamo da dire tante cose al pubblico, abbiamo delle buone esecuzioni musicali che non si devono perdere, io lo dico per chi ci ascolta, anche se ci saranno degli intervalli pubblicitari, guardateci lo stesso, perché gli intervalli pubblicitari saranno brevissimi e saranno pochi e magari potreste lasciarvi sfuggire qualche dilettante che, devo dire sinceramente, merita di essere visto. Comunque per il momento merita di essere vista la nostra graziosa nuova collaboratrice, la Valletta, come viene chiamata in genere, ed è Lorena! Sembra che abbia un bel faccino, simpatico, pulito, solare, come si dice, non è siliconata e quindi è al naturale, come vedete, questo è molto molto importante. Lei è contenta di stare qui con noi, guai a te se non lo fosse, e comunque ci darà una validissima mano. Anzi, poi dopo vi pregherà di darle una mano, voi signori del pubblico. Per intanto chiamiamo chi darà una mano a noi qui sul palcoscenico. Abbiamo scelto durante l'intervallo una gentile signora, signorina, che farà da valletta del pubblico. La vuoi andare a prendere per cortesia? Vediamo un po'. Voi dovete sapere che tra le richieste che ci arrivano da parte del pubblico, dei telespettatori, c'è sempre quella: vogliamo, desideriamo che ci sia la valletta del pubblico che ci rappresenta, e poi vogliamo che ci sia sempre il valletto del pubblico, perché è un modo per vendicarsi del pubblico che magari fischia. E sarete accontentati anche questa volta, anzi per il primo desiderio siete subito accontentati con... Grazie. Come si chiama? Di nome o cognome? Sì, faccia lei. Rachele, adesso è poi il cognome per sicurezza. Staffetta. Ah, Staffetta. Sì. Ah, beh, va benissimo, Staffetta, sì. Senta. Lo sai che cos'è? Che molta gente crede che è tutto preparato. Ci sono loro buoni testimoni che non è preparato niente. Chi se lo credeva che chiamassimo Staffetta? Comunque, senta, signora Staffetta, senta, che cos'è? 4%? No, dicevo, lei cosa fa nella vita? Niente per adesso. Non fa niente, però un giorno pensa che ha sempre lavorato, certo. E poi tornerà a lavorare. Sì, magari. Glielo auguro di cuore. Intanto ci dà una mano. Con piacere. E anche una voce, perché la valletta del pubblico dovrà fare qualche cosa di particolare, va bene. Allora, tu al pianoforte, la signora andrà lì, tu vai in mezzo al pubblico e io avrò il piacere di presentarvi
i concorrenti di questa sera, che sono... Giorgio Cherubini, Vittorio Graziosi, Stefano Marini, Pieralisa Maran, Gino Giacomelli, Giuseppe Spina, Giulia Serva, tutta contenta, poi quando vi dirò gli anni che ha questa signora non ci siamo permessi di dirle no signora, lei non può partecipare perché proprio è un caso direi quasi straordinario. Poi Bruno Valmori, il trio Ciapparoni Centi Cervone e infine Giuseppe Mordini. Questi sono i nostri concorrenti ai quali verrà detto il giuramento, voi sapete che devono sempre giurare, eccetera, però questa volta, in questa edizione, sarà la valletta del pubblico a cantare il giuramento e speriamo che vada bene. Che tonalità? Questa tonalità va bene? No, la conosce Osteria numero uno? Ecco, è pronta? Ritorna la corrida, ci sarà una grande sfida, qui la legge è molto dura, ma è proibito aver paura, accettate i vostri rischi, pochi applausi e tanti fischi, ora con grido solo, tutti in coro dite sì. Scusate. Allora giurate e dite di sì, forza. Sì. Sì. Fuori. E abbiamo cominciato bene. Allora, a questo punto voi date invece una mano alla nostra Lorena. Chiedo ovviamente una vostra collaborazione perché adesso è il nostro turno, dobbiamo fare il nostro giuramento su un brano che tutti quanti voi sicuramente conoscete. Sto parlando di Volare, o meglio, Nel blu dipinto di blu. Al ritornello tutti un grande O che si deve sentire fino, non so, fino a Milano, ok? Prego maestro, proviamo. Di sere belle così non ce n'erano più, a giudicare i presenti e le loro virtù. E dopo che i concorrenti avranno finito, vi inviteremo a votare chi è il più gradito. Tu decidi chi vale di più, sei tu, il saggio sei tu, perché più bravo di te non c'è. Giurate di giudicare con obiettività ed onestà, in coro! La sì! Bene, molto bene, e allora possiamo passare ai nostri concorrenti, però prima
di presentare i nostri concorrenti, voglio ricordare a tutti coloro che sono a casa il televoto, cioè voi che siete a casa dovete votare, quando avrete visto tutti e 10 i nostri concorrenti, quello che risulterà più simpatico, più divertente, per poterlo rivedere poi nella 13ª puntata. Quindi non il più bravo, perché per il più bravo ci penseranno i signori qui presenti in sala. Voi dovete votare quello che vi ha divertito di più, quello più simpatico. Poi può darsi che magari le due cose coincidano, non si sa mai. Allora, fate ben attenzione al nostro primo concorrente.